Buongiorno, buonasera, scusate, bentrovati alla seconda edizione del nostro TG6 che apriamo con la politica per parlare di Abruzzo Civico. Questa mattina conferenza stampa dei vertici per parlare dell'attuale situazione in seno alla maggioranza, degli obiettivi del partito ma soprattutto del divorzio che è ormai ufficiale con Scelta Civica. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Abruzzo Civico parte seconda. Se dopo più di un anno di governo e dopo una rivendicazione che tanto aveva creato scompigli in regione avevano ottenuto una poltrona, vedi spostamento di Mario Mazzocca nel ruolo di sottosegretario al posto di Camillo D'Alessandro, ormai consigliere con delega, oggi Giulio Borrelli annuncia una nuova fase. Si tratta di una spaccatura rivolta all'antipolitica, nel dettaglio di chi fa accordi che nulla hanno a che fare con il civismo. Attualmente noi riteniamo che l'Abruzzo marci a due velocità molto distinte, l'area metropolitana che sta qua attorno e tutto il resto che marcia a una certa velocità sostenuta, diciamo che va oltre 100 all'ora, e il resto che marciano a scartamento ridotto. In questa nuova fase faremo a meno di Scelta Civica, che è una delle componenti originarie di Abruzzo Civico, che sta dando vita legittimamente a un suo progetto nazionale che però non ci appartiene e nel quale non ci riconosciamo. Le associazioni che direttamente o indirettamente fanno capo a questo partito nazionale hanno convocato per domani davanti al notaio un'assemblea di amici fondatori per stravolgere, noi riteniamo, lo statuto, nominare persone a loro vicine negli organismi dirigenti e cercare di assoggettare Abruzzo Civico alla scelta di quel partito. A fare nomi e cognomi poi ci pensa Andrea Gerosolimo, che spiega come Scelta Civica si sia distaccata dal loro ideale. Noi rispettiamo la scelta fatta dall'onorevole Sottanelli, ma naturalmente non era più possibile proseguire l'attività del Movimento Civico, da una parte inneggiando al civismo nella nostra regione e dall'altra costituendo a Roma, ma con evidenti ricadute sul territorio, il movimento che di fatto è costituito dal sottosegretario, di cui io neanche ricordo il nome, ed è grave, Zanetti, credo che si chiami Cittadini Italiani. E questo percorso su due binari non era più possibile. Parte ora una fase nella quale l'appello è rivolto a tutti quei cittadini, forze sociali e culturali, purché pronti a risvegliare energie positive, soprattutto da parte di chi non si riconosce nei partiti e desidera proporsi in prima persona per il bene comune. Parliamo ancora di politica, Partito Democratico spaccato e fronte comune in Consiglio regionale tra esponenti di centrodestra e centrosinistra, Teramani contro l'ipotesi unita di un'ASL unica regionale. Filippo Tronca. Paradossi dell'aritmetica politica. L'ipotesi di una ASL unica regionale spacca il Partito Democratico, anche in Consiglio regionale ricompatti consiglieri di centrodestra e centrosinistra Teramani. Un fronte che va da Dino Pepe, Sandro Mariani e Luciano Monticelli del PD, a Gianni Chiodi e Paolo Gatti di Forza Italia, Giorgio Di Nazio del Nuovo Centrodestra, Mauro Di Dalmazio di Abruzzo Futuro. Compatti contro la proposta, quella appunto della ASL unica, caldeggiata in particolare dall'assessore alla sanità Silvio Palucci, che assicura che tale riforma permetterà grandi risparmi di spesa con la drastica riduzione di un buon numero di manager, direttori amministrativi e direttori sanitari. Ma il timore, ribatte il fronte dei Teramani, è che la sede centrale sarà all'Aquila o Pescara e dunque l'epocale riforma rischia ancora una volta di penalizzare il territorio, con la beffa aggiuntiva che i debiti della ASL di Pescara, 16 milioni, e quelli della ASL di Lanciano Vasto Chieti, 24 milioni, sarebbero spalmati anche sui conti molto più virtuosi della ASL di Teramo. Esprimo una perplessità perché da quello che mi risulta è nelle prossime ore ne chiederò contezza mediante una comunicazione ufficiale scritta ai vari manager delle quattro ASL per capire qual è la posizione debitoria che attualmente ci risulta essere notevole per l'ASL di Chieti e importante per quella di Pescara, mentre più virtuosa per quella dell'Aquila e di Teramo.
quindi su questo è la prima base di ragionamento. Poi c'è il modello delle altre regioni, che attualmente una delle poche, l'unica che ha intrapreso questo percorso di unificazione delle ASL, ha dovuto poi drasticamente fare un dietrofront, ovvero le Marche, quindi questo ci fa riflettere e ci fa capire che probabilmente dobbiamo meditare moltissimo e dobbiamo prestare molta attenzione, perché parliamo di un qualcosa che rappresenta quasi la totalità del nostro bilancio regionale, ovvero la sanità. La nostra vera paura è che la provincia di Teramo, in questo caso, ma anche gli altri credo che ne siano contrari anche per quanto riguarda le altre province, avere meno rispetto a chi avrà la direzione generale. Per cui crediamo che sulla sanità, anzi siamo convinti che la sanità non ci si può più scherzare, non si possono più. Che interlocuzione c'è tra con i consiglieri regionali del centro-sinistra, e questo può avere delle ripercussioni poi sugli equilibri della maggioranza? Beh, io mi auguro innanzitutto che non si arrivi in aula, ma che l'assessore Palucci, il presidente D'Alfonso, in questo momento commissario per la sanità, visto che siamo una regione commissariata, non vadano alla prova dell'aula, ma che ci ripensino prima e che lasciano sui territori ancora la gestione della sanità, perché se possiamo essere d'accordo per esempio per un centro unico di prenotazioni, siamo d'accordo per fare un bando di gara unico per l'acquisto delle macchine, quindi fare l'analisi, va benissimo, però dopo sul territorio deve lavorare chi il territorio ben lo conosce, e non è possibile, come si fa molte volte da Roma o diciamo in altre questioni, gestire un territorio solo sotto il profilo numerico. E noi torniamo a parlare ancora una volta della vicenda di Banca Carichieti, perché Confartigianato Imprese Chieti lancia una class action per tutelare gli oltre 500 risparmiatori coinvolti nel caso delle obbligazioni subordinate di Carichieti per un ammontare totale di 25 milioni di euro. L'associazione ha messo a disposizione i suoi legali, gli avvocati Ernesto Pagliaricci, Giuseppe e Simone Di Tizio, per tutelare i risparmiatori che hanno investito nelle obbligazioni. Molti risparmiatori evidenziano da Confartigianato sono stati infatti indotti a sottoscrivere le obbligazioni senza avere la minima cognizione sui rischi collegati. Danneggiato anche Credit Fidi, il consorzio Fidi di Confartigianato, che si è visto azzerata la propria obbligazione di 150.000 euro. E parliamo di cronaca. Incidente all'Aquila questa mattina, quando intorno alle 8 un'auto guidata da un uomo di 75 anni si è schiantata contro il muro di cinta di Piazza d'Armi. Un malore, molto probabilmente la causa dell'incidente. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per l'anziano purtroppo non c'era più nulla da fare. Vediamo il servizio di Giorgio Alessandri. È molto probabilmente un malore la causa del tragico incidente che questa mattina si è verificato all'Aquila poco prima delle 8. Un'auto, una Opel Corsa nera, guidata da un 75enne, si è schiantata sul muro di contenimento a Piazza d'Armi, proprio alle spalle della nuova statua inaugurata qualche settimana fa. A perdere la vita è stato Antonio Padovani, padre del consigliere comunale Gianni, molto conosciuto in città per aver ricoperto a lungo in passato l'incarico di assessore ai lavori pubblici della provincia dell'Aquila. Ancora da definire la dinamica dell'incidente, anche se, stando a quanto appreso, imboccando la rotatoria, il veicolo ha proseguito per la sua strada, sfondando la parete. Un urto violento ma non devastante, per questo l'ipotesi del malore del conducente è quella più accreditata, dal momento che, all'arrivo dell'ambulanza, il personale sanitario non ha potuto che constatarne il decesso. Oltre al 118 sul posto, sono intervenuti anche gli agenti della stradale e i vigili urbani, che hanno cercato di gestire la situazione dal punto di vista del traffico. Come immaginabile, infatti, la circolazione stradale ha risentito pesantemente del blocco della rotonda di Piazza d'Armi nell'ora di punta, con auto in coda sia lungo viale della Croce Rossa sia lungo viale Corrado IV. Noi restiamo all'Aquila per parlare di quattro arresti e dunque di cronaca che ci sono stati nel corso di un'operazione contro lo spaccio di droga condotta dagli uomini della squadra mobile della questura del capoluogo in collaborazione con i colleghi di Roma. Giorgio Alessandri. Quattro arresti e numerose perquisizioni da parte della squadra mobile della questura dell'Aquila in collaborazione con quella di Roma tra il capoluogo abruzzese e la capitale nell'ambito di un'inchiesta per spaccio di sostanze stupefacenti. A Roma uno degli indagati si è prima barricato in casa e poi ha tentato di fuggire dal primo piano dell'appartamento, ma è stato bloccato dai poliziotti. All'interno della sua abitazione sono stati trovati droga e almeno 7.000 euro in contanti, ritenuti frutto di illeciti. Le misure cautelari
sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari dell'Aquila dopo la richiesta della Procura della Repubblica. L'operazione è stata denominata Platforms perché gli indagati nelle conversazioni telefoniche indicavano la droga con il termine criptato pedane, in inglese appunto Platforms. Siamo alla cronaca giudiziaria. Il primo grado di giudizio sull'inchiesta Rifiutopoli si chiude con assoluzioni con formula piena per tutti gli imputati, tra cui l'ex assessore alla sanità Lanfranco Venturoni. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Tutti assolti e con formula piena. Termina così, dopo circa 6 anni di indagini e processi, l'inchiesta sulla cosiddetta Rifiutopoli. Gli arresti della mattina del 22 settembre del 2010 fecero ripiombare l'Abruzzo, già provato dagli scandali delle tangenti nella sanità e ai comuni di Pescara e Montesilvano, dentro l'ennesima bufera giudiziaria, sottendendo ancora una volta un intreccio illecito tra affari e politica. Al centro dell'indagine condotta dalla Procura di Pescara c'era la realizzazione di un impianto di bioessiccazione a Teramo, per la quale i magistrati della pubblica accusa avevano ipotizzato a vario titolo i reati di corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, peculato, turbativa d'asta e millantato credito per l'allora assessore regionale alla sanità Lanfranco Venturoni, per l'imprenditore Rodolfo Dizio e il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano, per l'imprenditore Ferdinando Ettore Dizio e l'amministratore della Teramo Ambiente, Vittorio Cardarella. La linea della procura però non è passata al vaglio del Tribunale Collegiale di Pescara presieduto da Angelo Zaccagnini, visto che Varone e Mantini nella loro requisitoria avevano chiesto 5 anni di reclusione a testa per Venturoni e Rodolfo Dizio, 1 anno e 6 mesi per Di Stefano e l'assoluzione per Cardarella e Ferdinando Ettore Dizio. Invece il collegio ha assolto perché il fatto non sussiste Venturoni, Rodolfo Dizio e Fabrizio Di Stefano, invece assolti per non aver commesso il fatto Ferdinando Ettore Dizio e Vittorio Cardarella. Sub iudice al momento resta il ricorso in appello da parte dei sostituti procuratori Annarita Mantini e Gennaro Varone. I fatti si riferiscono al 2008 e prima del secondo grado di giudizio potrebbe intervenire la prescrizione a chiudere definitivamente la Rifiutopoli abruzzese. Siamo alla pagina politica, andiamo a Pescara perché il Comune, dopo 11 mesi dall'avvio delle procedure di predissesto, ha ottenuto il sì della Corte dei Conti per il piano di riequilibrio finanziario. Il sindaco del capoluogo adriatico Marco Alessandrini ha spiegato le conseguenze che tutto questo avranno sulla pressione fiscale per i cittadini pescaresi. Sì, della Corte dei Conti al piano di riequilibrio per il Comune di Pescara. Proprio ieri all'Aquila la sezione regionale di controllo ha esaminato e approvato il piano pluriennale. L'operazione, iniziata il 30 dicembre scorso, quando fu annunciato il predissesto, si conclude ora con una salvezza. Lungo iter iniziato con una delibera nell'ultimo giorno dell'anno 2014, quello cioè dell'avvio del piano di riequilibrio finanziario, è giunto in un approdo sicuro perché, come da previsione legislativa, c'è stato l'assenso tanto da parte del Ministero dell'Interno quanto ieri da parte della Corte dei Conti. E siamo anche contenti perché tutto ciò determinerà l'arrivo di un tesoretto notevole di 33,4 milioni di euro, è un fondo di rotazione previsto dalla legge. Fondo di rotazione significa che su questi soldi il Comune non paga gli interessi e tutto questo serve ad abbattere il monte creditorio su cui pure abbiamo lavorato intensamente su questo anno. E significa, diciamo, continuare sulla via dell'equilibrio finanziario. L'altra questione riguarda ora la pressione fiscale. Se per risanare le casse era stato necessario portare al massimo le aliquote, ora il sindaco Alessandrini annuncia che tra gli obiettivi dell'amministrazione esiste un'operazione da tentare per agevolare i cittadini. Una solidità finanziaria significa che, per esempio, per la Tari il costo del servizio già dall'anno in corso è diminuito e significa bolletta meno pesante per i cittadini pescaresi e significa in prospettiva futura che se noi non potremmo lavorare sulle aliquote, nel senso della diminuzione, potremmo però incidere sulle soglie di esenzione, perché avendo solidità finanziaria è un discorso che si può fare, naturalmente in un'ottica non domani ma di lungo periodo, perché è la, diciamo, unica via che si può seguire oggi in materia di contabilità pubblica. Ancora politica, toni concilianti da parte del sindaco di Francavilla al Mare, ancora al centro delle polemiche interne al Partito Democratico. Luciani tenta di ricomporre la frattura ma è fermo nei criteri di formazione delle liste elettorali per le prossime elezioni amministrative.
Luciani, qualche settimana fa sembrava tutto a posto per un PD unito per la sua ricandidatura a sindaco di Francavilla. Nelle ultime ore sono tornate delle polemiche, il PD di Francavilla da una parte, il PD regionale dall'altra con il segretario Rapino. Cosa sta accadendo? Ma secondo me nessuna polemica, la questione è risolta, il problema è solo uno, che io ho preteso e pretenderò in maniera assoluta che chi si comporrà le liste, quindi chi si vuole candidare con me, deve far parte di un gruppo che è già consolidato, quindi non è che potranno rientrare dalla finestra coloro che sono usciti dalla porta, in buona sostanza. E quindi, stabilito questo principio, non ci sarà nessun problema, si potrà andare avanti tutti insieme, come mi auguro che avverrà. Qualcuno però dice che così facendo il sindaco Luciani rischia di dividere ancora una volta il PD e Francavilla. Ma io penso di no, la questione io penso che sia superata e penso che usando l'intelligenza da parte di tutti si potrà formare una squadra unica che vada avanti per il prossimo quinquennio. Lei sta già lavorando alle prossime elezioni, quali sono i punti su cui verterà la sua campagna elettorale in particolare? Beh, intanto io sto lavorando come sindaco perché questo piace ai cittadini, quindi piuttosto che fare campagna politica si fanno gli amministratori e quindi si realizzano le opere. L'abbiamo sempre fatto, lo continuiamo a fare. Il punto è quello di continuare nel percorso di crescita di questa città, un percorso avviato 4 anni fa che è evidente agli occhi di tutti. Abbiamo in mente una città del futuro molto molto bella e vedrete che i cittadini mi daranno fiducia per questo motivo, perché stiamo facendo uscire questa città da un lungo tunnel nella quale era stata condotta. Lasciamo la politica, il centro funzionale d'Abruzzo, in considerazione delle previsioni meteorologiche, ha diffuso l'avviso di condizioni avverse emesse dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per il 26 novembre. Dalla mattinata di domani, infatti, e per le successive 24-36 ore, sull'Abruzzo sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale e nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, in calo localmente fino a 600 metri. Con apporti al suolo moderati o localmente abbondanti. Sono attesi inoltre venti settentrionali forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni saranno diffusi e persistenti e colpiranno in particolar modo le zone orientali e meridionali della nostra regione fino a venerdì. Ma per avere un aggiornamento diretto proprio sulla situazione e su quello che accadrà nelle prossime ore, abbiamo in collegamento telefonico il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Giovanni, buonasera. Allora, in arrivo questa forte ondata di maltempo che tra l'altro tu ci avevi anticipato già nella giornata di ieri. Sì Paolo, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Anzitutto è una perturbazione, quella in arrivo, piuttosto intensa, caratterizzata dall'arrivo di masse d'aria fredda di origine polare che determineranno e favoriranno la formazione di un minimo depressionario sulle regioni centro-meridionali, alla quale sarà associata una fase di maltempo sulla nostra regione che si tradurrà soprattutto con piogge diffuse localmente intense e persistenti, in particolar modo sul settore centro-orientale della nostra regione, dove cadrà anche la neve sui nostri rilievi e sarà copiosa a partire dai 1000-1300 metri, localmente a quote lievemente inferiori. Forti venti di bora sono previsti soprattutto sul versante orientale con mareggiate lungo le coste esposte. Attenzione, perché questa situazione continuerà ad essere tale anche nella giornata di venerdì, con delle precipitazioni che gradualmente inizieranno comunque ad attenuarsi in serata e in nottata. Per il fine settimana però avremo un deciso miglioramento del tempo, anche se ci saranno ancora degli annuvolamenti, Paolo. Grazie a Giovanni De Palma, ovviamente resteremo aggiornati sulle condizioni del tempo anche nei prossimi TG e anche nel corso domani di Mattino 6. Grazie e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona serata a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ringraziamo Giovanni De Palma, dunque massima attenzione e prudenza proprio per il maltempo in arrivo. Noi lasciamo anche la pagina relativa proprio al meteo, parliamo di cronaca sindacale, perché il segretario generale della CGIL Abruzzo, Gianni Di Cesare, conclude il suo mandato dopo 30 anni di attività. Prima dell'avvicendamento delle cariche traccia un resoconto delle difficoltà superate in questi anni e di quelle che ancora attanagliano i lavoratori abruzzesi, e intanto è stato designato il suo successore. Si tratta di Sandro Del Fattore. Francesca Romana Testi.
Dopo 30 anni di carriera al fianco dei lavoratori e delle tante battaglie portate avanti, Gianni Di Cesare, segretario generale CGIL Abruzzo, saluta e lascia il suo incarico e nel farlo ripercorre le tappe. È un impegno, credo di poter dire, massimo a difesa del mondo del lavoro. 30 anni sono molti, sono successe molte questioni. Gli ultimi anni, gli ultimi 8 anni sono stati poi particolarmente impegnativi. Credo che abbiamo avuto anche un comportamento rispetto alle nostre controparti e rispetto diciamo ai sia istituzionali che d'impresa leale perché abbiamo saputo fare conflitto e quindi abbiamo saputo dire dei no, abbiamo saputo fare delle piattaforme e abbiamo saputo nello stesso tempo trovare accordi. Lascia l'incarico ma con la consapevolezza che i tempi sono difficili e che l'Abruzzo si trova a dover affrontare ancora molte importanti battaglie. Io sono preoccupato molto dell'Abruzzo legato, diciamo, dall'Abruzzo del terziario, l'Abruzzo dell'agricoltura, l'Abruzzo della spesa pubblica e quindi dei bilanci della regione, e quindi sono molto preoccupato di questo. La situazione è un po' diversa sull'industria, dove ci sono dei pezzi che ci preoccupano molto, ma dei pezzi di eccellenza. Poi noi abbiamo una difficoltà estrema in tutto il mondo dello Stato sociale, sia a livello nazionale che locale. Lo Stato sociale, il welfare è messo in discussione in Abruzzo più che in Italia, Mezzogiorno più che in Abruzzo. A prendere il suo posto è Sandro Del Fattore, già segretario generale del Molise, che spiega i primi traguardi da affrontare per l'Abruzzo. Vi sono tante vertenze aperte, vi sono tante crisi industriali, bisogna seguire queste vertenze, queste crisi industriali e provare a dare una soluzione positiva a queste crisi, a queste vertenze industriali, perché il tema del lavoro è il tema che è al primo posto anche nella regione Abruzzo. La crisi ha colpito tutti i comparti produttivi, la pubblica amministrazione, i servizi, l'edilizia, il commercio, quindi vi è una crisi diffusa che coinvolge tutti i settori. Per questo bisogna non solo seguire queste vertenze, ma dare soluzioni positive, perché il tema del lavoro è il tema, ripeto, al centro della nostra attenzione, della nostra iniziativa, della nostra battaglia sindacale. In concomitanza con la giornata della legalità, quella di oggi è anche la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e a Chieti molti studenti hanno organizzato una manifestazione in centro storico. Elisa Leuzzo. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli studenti degli istituti superiori di Chieti si sono riuniti qui in centro storico. Una giornata organizzata interamente dai ragazzi per sensibilizzare. In quali termini? Esattamente, vogliamo sensibilizzare contro il femminicidio che ogni giorno porta alla morte di donne che non parlano delle violenze che vengono fatte su di esse e quindi restano zitte alla violenza degli uomini. Ecco, quali sono i discorsi che fate tra di voi? Principalmente noi parliamo, cioè le ragazze non parlano di queste cose che gli succedono, però si tengono tutto dentro e continuano ad amare le persone che le fanno loro male. Noi cerchiamo principalmente di stimolare queste donne per fare uscire fuori quello che succede a loro nell'interno della casa e della propria abitazione. Ecco, è importante sottolineare la partecipazione della giornata di oggi in centro storico a Chieti, tanti ragazzi degli istituti superiori sono presenti. Esattamente, anche perché non tutte le scuole superiori hanno partecipato, questo principalmente è stato organizzato dall'istituto ITCG Gagliani d'Esterlic, e le altre scuole, chi voleva partecipare poteva partecipare liberamente. Questa manifestazione è stata organizzata insieme alla preside e agli altri professori. Noi parliamo di sanità, piccoli interventi. In tempi brevi la chirurgia pediatrica di Pescara, grazie alla donazione della Adamanes Foundation for Children Onlus, ha una nuova sala operatoria. Vediamo. Siamo pronti? Possiamo? 1, 2, 3. All'interno dell'unità operativa di chirurgia pediatrica della ASL di Pescara è stata inaugurata la Sala Manes. Si tratta di una sala operatoria donata dalla Fondazione Adamanes destinata agli interventi di chirurgia ambulatoriale, uno spazio che consente procedure più snelle per i piccoli interventi, riducendo così i tempi di attesa per bambini e le loro famiglie.
Noi abbiamo un dramma che è la carenza di sedute operatorie, ovviamente questa sala operatoria, che comunque a tutti gli effetti non grande ma ben attrezzata, ci dovrebbe permettere di decongestionare in parte, speriamo in buona parte, inizialmente saremo molto prudenti nelle indicazioni, per interventi che non necessitino di anestesia generale. L'obiettivo della Fondazione Adamanes è proprio quello di facilitare le terapie chirurgiche rivolte ai pazienti più piccoli di ogni luogo e provenienza sociale, sostenendo sia il miglioramento delle strutture dedicate nelle città di Pescara e in Italia, sia nei paesi in via di sviluppo. Le prime risorse ovviamente sono state dedicate alla chirurgia pediatrica di Pescara, ma in questo anno abbiamo già anche partecipato a due missioni di chirurgia pediatrica in Etiopia, nella regione del Tigray, dove in due missioni, ognuna di 15 giorni, noi abbiamo operato più di 100 bambini, ne abbiamo visitati più di 300. La prossima missione parte a dicembre e speriamo di continuare con progetti efficaci. La società civile deve partecipare e contribuire con le istituzioni a rendere le strutture destinate al pubblico quanto più efficaci, e lì dove il pubblico non arriva, e non dimentichiamo che siamo in tempi di tagli alla sanità, lì dove il pubblico non arriva, ecco, le associazioni, le fondazioni eccetera, è bene che facciano il loro. La donazione della nuova sala operatoria, reparto di chirurgia pediatrica di Pescara, del valore di 30.000 euro, è stata resa possibile grazie anche al contributo di donors organizzati dal Miglianico Golf Club. In occasione della giornata della legalità, Confcommercio Chieti ha organizzato un incontro nel corso del quale sono stati illustrati i risultati di un questionario sulla criminalità. Cosa è emerso dal questionario sulla criminalità redatto da Confcommercio? I risultati maggiormente significativi sono stati quelli che ci riferiscono che da parte degli imprenditori non c'è sicurezza del territorio che vivono. Il 65% degli imprenditori ha, come dire, sottolineato come negli ultimi anni ci sia stato un incremento dei fenomeni criminosi, e il 50% appunto non si sente sicuro sul territorio che vive. Solo il 30% degli intervistati hanno un, come dire, videosorveglianza o antifurto, e solo il 20% hanno delle assicurazioni. Hanno paura maggiormente dei furti e delle rapine e ritengono che le giornate maggiormente a rischio siano il sabato e la domenica, pur mantenendo alta, come dire, l'attenzione anche sugli altri giorni della settimana. Invece, simpatico è venuto fuori anche un identikit del taccheggiatore, dove si attribuisce un'età tra i 35 e i 54 anni per il 56% di nazionalità italiana, donna e madre di famiglia. Noi siamo alla pagina dello sport, del calcio, per parlare del Pescara. Seduta di allenamento pomeridiana per i biancazzurri a due giorni dal big match del Dino Manuzzi di Cesena. Le notizie positive riguardano i recuperi di Crescenzi, Memusciai e di Benalì, che sono dunque tutti disponibili per la gara in terra di Romagna. Anche Fiorillo ha ripreso ad allenarsi, anche se con una speciale maschera dopo la rottura del setto nasale, frattura composta comunque del setto nasale. Il suo impiego venerdì sera contro i bianconeri romagnoli è comunque ancora in forte dubbio. In preallarme c'è sempre il secondo portiere Aresti. Prosegue il lavoro differenziato forte, mentre sono stati effettuati esami strumentali per Campagnaro, fermo per infortunio l'attaccante Cappelluzzo. Domani alle 13.30 ci sarà la conferenza stampa del tecnico Odd e poi nel pomeriggio la partenza per Cesena. Noi questa sera ascoltiamo il difensore biancazzurro Fornasier. Michele Fornasier, grande entusiasmo a Pescara dopo anche l'ultima vittoria di campionato. Si pensa già alla gara di Cesena, ma questi tifosi sognano occhi aperti. Certo, come lo facciamo noi.
perché sappiamo di essere una bella squadra e abbiamo tutte le possibilità per far bene. Adesso dobbiamo, come hai detto te, pensare subito a Cesena e già ci stiamo lavorando questa settimana e andremo lì più convinti di prima. La difesa è un po' sempre sotto l'occhio critico dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori. Fornasier, come vive il fatto di essere il vice campagnaro, comunque di essere almeno nelle gerarchie oggi il terzo difensore centrale? È una cosa che ti crea problemi oppure tu vai avanti per la tua strada? Io vado avanti per la mia strada, sono convinto di quello che so fare. E ho le mie certezze e quindi ogni volta che vado in campo cerco di dare il massimo, poi il resto verrà. Nelle ultime settimane qualche critica l'avevi ricevuta dopo qualche prestazione non eccelsa, soprattutto dopo l'espulsione nella gara con la Ternana, come hai vissuto quei giorni? Come tutti gli altri, è il calcio, ci sta, è normale, faccio il difensore e ogni tanto ci stanno anche i rossi, purtroppo. Difesa siete un po' contati considerando che Campagnaro non sta benissimo, Bunozza è reduce da un infortunio complicato, il fatto di essere in pochi vi fa stare in qualche occasione poco tranquilli? No, noi sappiamo quelli che siamo e ognuno dà il 100% per la squadra e per se stesso, quindi chiunque va in campo non abbiamo problemi, chiunque sia sappiamo che farà quello che deve fare. Per te questa può essere la stagione della definitiva consacrazione? Io lavoro per quello, poi come ti ho detto prima i risultati verranno da sé, io sono convinto di quello che faccio ogni giorno in allenamento in campo e poi il resto verrà. Qual è l'obiettivo di questo Pescara? Dove volete arrivare? Si parla tanto di playoff, ma in questo momento avete un obiettivo preciso? In questo momento è vincere a Cesena e dopo Cesena sarà vincere quella dopo, quindi io guardo partita per partita. Restiamo in Serie B, parliamo del Lanciano, oggi allenamento ad Ortona per i rossoneri, verso il recupero l'attaccante Ferrari si è allenato regolarmente di Cecco che dunque è disponibile per la gara con il Latina, mentre Amenta sarà ancora fuori e sabato ci sarà proprio al Biondi la gara con i Laziali. Per l'allenatore dei Pontini Mario Somma, da poche settimane alla guida della formazione nerazzurra, c'è la grana portieri con Di Gennaro infortunato per qualche mese, il secondo Farelli non dà ampie garanzie, si valutano altre opzioni. Noi andiamo nel prossimo servizio a conoscere proprio la formazione pontina in Latina. Le due reti prese dalla Salernitana confermano, pur non volendo attribuire tutta la responsabilità al singolo, l'esigenza di un portiere più affidabile tra i pali. Nel caso di Simone Farelli, infatti, il lungo passato da dodicesimo si fa sentire e non è ipotizzabile un suo impiego stabile per lungo tempo, peraltro indecifrabile, visto che Di Gennaro potrebbe non essere disponibile prima di marzo. Motivo per cui c'è un altro portiere in prova, l'ex Fulgor Cavi. La storia di Daniel Leone è bella da raccontare. Napoletano, classe 93, giocava nella Regina quando gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. Dopo l'intervento forse nemmeno lui sperava più di tornare in campo. Invece si sta giocando l'opportunità di un tesseramento in Serie B a 2 ore da casa. Daniel Leone l'opportunità se la gioca con l'argentino Juan Cruz Curzi, classe 94, già dalla scorsa settimana aggregato a Latina Calcio. Il tesseramento di Leone in quanto classe 93 comporterebbe il fuori lista di Farelli, che invece rimarrebbe se la scelta dovesse ricadere su Curzi, classe 94. Oltre al portiere, l'attenzione di Somma è rivolta alle storture che sul terreno di gioco continuano a macchiare delle prestazioni di qualità. In infermeria rimane Marchionni, mentre Moretti è recuperabile per Lanciano. Servono uomini di qualità, anche se la buona prova di Scaglia ed il rientro di Olivera consentono al tecnico un ventaglio più ampio di scelte. Noi siamo al calcio di Lega Pro, al Teramo in particolare, perché dopo il centrocampista Cenciarelli anche l'attaccante Mirko Petrella ha rinnovato questa sera il contratto già in essere con la Teramo Calcio. Il 22enne atleta originario di Pratola Peligna, la quinta stagione in biancorosso, con uno score di 122 presenze e 18 reti, ha infatti firmato il prolungamento dell'accordo fino al 30 giugno del 2018. La società, ha detto Petrella, si è sempre comportata bene nei miei riguardi.
e quindi era giusto accettare la proposta avanzata. Ringrazio tifosi e città, a Teramo mi sento a casa ed anche questo aspetto ha finito per influire positivamente sulla mia scelta. Dunque auguri a Petrella e Teramo che guarda la gara di domenica prossima al Bonolis con la Robur Siena. Dopo due sconfitte consecutive i biancorossi sono obbligati alla conquista dell'intera posta. È tornato ad allenarsi il capitano del Teramo Ivan Speranza, che dovrebbe essere proprio della gara con i toscani. Ascoltiamolo. Conosco molto bene il presidente, conosco la sua voglia di vincere sempre, la sua passione che ci mette qui nella Teramo Calcio, quindi è normale. E ci deve essere solo da sprono, prendere le sue parole solo da sprono e da aiuto per tutti noi, perché lui giustamente gli piace solo vincere. E deve essere così anche per noi, perché la nostra mentalità è sempre stata questa, comunque è una mentalità abbastanza vincente, derivata anche da lui, soprattutto da lui. Quindi dobbiamo cogliere il suo sfogo, le sue esternazioni in maniera positiva, solo per far bene e per vincere. Ma le mie condizioni ho iniziato a correggiare venerdì. Quindi stiamo andando giorno per giorno, vediamo un pochino la condizione, i dolori fisici come sono. Valutiamo giorno per giorno insieme allo staff tecnico e medico. Purtroppo le squadre ci conoscono dall'anno scorso, sanno come giochiamo, quindi adottano la tecnica migliore che è loro, che nel senso ci aspettano e magari ci ripartono. E noi, avendo quella voglia comunque di far gol, di sempre propositivi e andare avanti, magari ci sbilanciamo anche troppo a volte. Però dobbiamo essere bravi a calarci in questa mentalità nuova e di lottare di più, nel senso di essere, come ho detto prima, più compatti, sacrificarci di più per il compagno, che magari è la cosa migliore secondo me. E magari in queste partite magari c'è stato un po' di meno. Però la cosa migliore è uscirne con il gruppo, perché il singolo secondo me non è che ti può vincere tutte le partite. Ancora calcio, Serie D, Lecchieti saluta la Coppa. I neroverdi sono stati sconfitti oggi ai rigori al Guido Angelini per 5-3 dal Serpentera. I tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 1-1 con le reti di Dos Santos per la formazione neroverde nel primo tempo, il pareggio di De Julis per gli ospiti, poi la serie dei tiri dagli 11 metri dopo i tempi supplementari e la vittoria della formazione ospite con il risultato finale di 5-3. E questa era l'ultima notizia della nostra seconda edizione del TG6. Grazie come sempre per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro TG alle 23 per la terza edizione. Grazie e buon proseguimento di serata.